Vi ricordate la storia della moto d'acqua di quando il figlio di Salvini, minorenne, era al mare col papà e vicino Milano Marittima, credo. Ci sono sia i poliziotti della sua scorta in spiaggia, sia delle moto d'acqua della polizia messe sempre a difesa del ex ministro. È successo che il figlio ha fatto un giro dietro mentre guidava un poliziotto sulla moto d'acqua, un veloce giro. Naturalmente era pieno di giornalisti perché stavano aspettando proprio di vedere queste cose qua. Pieno di giornalisti negli ombrelloni vicini, con telecamere e obiettivi puntati direttamente sempre su di lui perché è il divo ed era il divo del momento. Da lì è venuto fuori un putiferio, indagini contro i poliziotti. Salvini aveva subito detto: "Mi scuso, è stato un errore di papà." C'è stato chi lo ha aggredito, chi ha insultato, chi lo ha difeso, però hanno indagato un primo poliziotto, probabilmente quello che guidava la moto d'acqua, ma hanno indagato anche altri per aver allontanato il videooperatore di Repubblica che stava riprendendo con un filmato che poi è stato poi il filmato che ha fatto il giro del web. Quindi interrogati mercoledì in procura a Ravenna, alla presenza dei loro avvocati, da indagati tre poliziotti della scorta dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, sull'episodio verificatosi a Milano Marittima il 30 luglio, quando il figlio del leader del Carroccio fece un giro d'acqua sulla moto, ma non senza guidare lui. Sono stati identificati dopo richiesta al Viminale, perciò che seguì l'episodio quando un giornalista di Repubblica cercò di riprendere la scena. I tre hanno risposto fornendo la loro versione dell'accaduto. Sulla vicenda, la questura di Ravenna nelle settimane scorse aveva concluso l'accertamento interno, scattato sin da subito, inviando per competenza gli atti alle questure di Roma e di Livorno, alle quali appartengono rispettivamente i tre agenti della scorta, i due poliziotti incaricati della moto d'acqua. A quel punto la procura Ravennate aveva già aperto un fascicolo sull'accaduto. Pensate quali sono i reati ipotizzabili: violenza privata, tentata o consumata e peculato d'uso. Ma fatemi il piacere, va, con tutti i problemi che ci sono in Italia, andiamo a perdere soldi dello Stato per andare a bacchettare sulle mani quello che ha fatto fare un giro dietro sulla moto d'acqua al figlio di Salvini, o il poliziotto che ha cercato di allontanare. Non si sa cosa sia successo esattamente sulla spiaggia, quindi mi sembra che ci siano cose più importanti che queste che possiamo dire buffonate. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.